tutti. Io mi riallaccio subito a quello che diceva Tallarico. In quanto mi interesso, in quanto dirigente scolastico, vivo la scuola giornalmente, quindi dovrei conoscere, dico dovrei perché alcuni problemi poi gioco forza mi sfuggono pur vivendo quotidianamente nella scuola. E dovrei conoscere bene il mondo dei ragazzi. Secondo una recente indagine condotta da Demoscopea sull'omofobia a scuola, questa indagine conferma che il problema è molto reale. Su 2000 intervistati, uno su due racconta di aver subito discriminazione a causa della propria omosessualità o bisessualità. Si tratta soprattutto di offese verbali, 77%, ma non mancano gli atti di bullismo e minacce, circa il 25%, e mancati riconoscimenti, il 17%. Il 9% dei ragazzi riporta di aver subito aggressioni fisiche e a compierle sono, al 90%, sono gli stessi compagni di scuola, anche se il 15% dei ragazzi punta il dito contro i docenti. Docenti che sono indifferenti o fanno finta di non rilevare il problema. E sono gli stessi che non prendono posizione, anche se sono a conoscenza di situazioni drammatiche, così come pare lo fossero i docenti del ragazzo che si è tolto la vita pochi giorni fa. Rispetto alle risposte date si osserva una certa omogeneità che prescinde dalle aree geografiche di provenienza degli intervistati. Insomma, non importa dove si nasce, comunque il suo orientamento sessuale diventa una discriminante. E credo che di fronte a episodi come quello che si è consumato pochi giorni or sono, il suicidio del quindicenne, oltre alla famiglia e alla scuola, che ha il dovere etico di non abbandonare a se stessi il ragazzo oggetto di schermo. Quindi avremmo bisogno di programmi antibullismo, dovrebbero essere obbligatori sia alle medie che alle superiori, così come l'educazione sessuale. Bisogna far comprendere che tutto ciò che riguarda l'identità del singolo non sono e non devono essere oggetto di critica, di valutazione e rilievo. Interessanti a tal proposito sono gli strumenti informativi che il Ministero ha preso in considerazione da poco, ha messo a disposizione per i ragazzi, docenti e famiglie, ad esempio un sito www.smontailbullo.it o attraverso un numero verde al quale ci si può rivolgere per avere informazioni utili circa lo svolgimento dei compiti educativi e una prima assistenza in caso di segnalazione di episodi di discriminazioni. Queste sono delle prime iniziative, possono sembrare dei palliativi, perché il problema di fondo, abbiamo modo di vedere, è quello di dare innanzitutto formazione agli insegnanti, formazione che non abbiamo, mi includo anch'io nel sistema, che non abbiamo per una sorta di ritrosia culturale. Personalmente mi ritrovo qui sia come iscritta alla CGIL, non solo, ma soprattutto come persona. Quello che mi dà enormemente fastidio quando ci si trova ad affrontare questi temi è che si parla sempre di tolleranza. Ora, se c'è un termine che io non tollero, è il termine tolleranza, perché già il lemma, la parola stessa, significa che devi sopportare un qualcosa che ti dà fastidio. E già che credo enormemente nel valore della persona, qualunque sia la sua espressione, non solo perché lo dice la Costituzione, non solo perché ci si rifà anche la Costituzione europea, ma lo credo anche profondamente come persona cristiana. Credo che il lemma che si debba usare è rispettare la persona. E il ministro Profumo lo scorso anno, sempre legandomi al discorso scuola, ha indetto per il 17 maggio la giornata contro ogni tipo di violenza, anche legata all'omofobia.
Però anche su queste giornate io dissento, perché allora ci dovrebbe essere una giornata per difendere il cristiano, il musulmano? No, secondo me queste manifestazioni hanno valore fin tanto che non tanto siano racchiuse, che non siano fine a se stesse. Si fanno quando si perde il concetto di persona. Io penso che la cosa fondamentale in ambito scolastico è di dar voce ai ragazzi, di ascoltarli. Ripeto, spesso i dirigenti, i professori, non siamo avvezzi all'uso, all'ascolto, perché siamo così presi dai programmi, dal portare avanti comunque il sul cosiddetto successo formativo, per cui magari avremmo dei ragazzi formati, però non formati come persone nella loro interezza, nella loro totalità. Il mio auspicio è che se ne possa sempre più parlare, organizzare convegni, ma sempre cercando di parlare con i ragazzi e aprire loro gli occhi al mondo, facendo capire che ci sono tante diversità e che ognuna di queste diversità è una ricchezza, come diceva Valentino poc'anzi. Mi interrompe questo anche perché vivendo quotidianamente nella scuola, io spesso dico che più che fare il dirigente sono un assistente sociale, perché personalmente comunico tantissimo con i ragazzi. Quando i professori mi chiamano per cercare di dirimere qualche disappunto, che poi sono sempre gli stessi, veramente come dicevi prima tu, sono problemi che ritornano, legati più che altro all'età adolescenziale, perché i ragazzini in questa fase hanno il bisogno di riconoscersi in qualcuno, di ritrovare un modello, e anche gli atteggiamenti che hanno rispecchiano da una parte il vissuto familiare e dall'altra parte il costume sociale, quindi il definire ti comporti come una femminuccia e tu questa scatena, anche il modo di vestire. Mi rifaccio al ragazzino, leggevo su un giornale, il ragazzino che si è suicidato, veniva additato per il solo fatto di portare i pantaloni color rosa. Queste sono delle discriminazioni che vanno al di là della persona, cioè sono veramente cose che all'adulto sfuggono, però in un ragazzino in fase di crescita sono determinanti e possono veramente scatenare, ho detto una banalità, cioè dei pantaloni, ma può essere la qualunque. Il gruppo tende ad emarginare, se non fai parte di quel gruppo vieni respinto, e non deve essere necessariamente il fatto che tu sia o meno appartenente, hai o meno un indirizzo sessuale tuo definito, può essere per qualsiasi cosa. Quindi mi auspico veramente che le cose possano cambiare, ma devono cambiare dalla base, dai docenti. Grazie.